dal ristorante Carlo Ferraioli di Pescara il saluto come al solito da parte mia, da parte di Paolo Minnucci, ospite graditissimo del nostro programma e il neo sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini, l'avvocato Marco Alessandrini, con cui vorrei subito brindare questo nostro incontro. Cincin, è un piacere. Buongiorno. Non è la prima volta che lo abbiamo ospite all'Appetito Viene Parlando, prima però era il candidato della coalizione di centro-sinistra dopo aver vinto le primarie, ricorderà benissimo quell'incontro in un altro bel ristorante della nostra città, oggi è in qualità di primo cittadino, la prima volta da sindaco di Pescara davanti a questi crudi, da questi antipasti ai frutti di mare, come ci abito ormai da qualche tempo a questa parte il professionista della ristorazione per antonomasia Carlo Ferraioli, uno di quelli che fa onore alla città di Pescara in questo settore, non trova? Beh, Carlo Ferraioli è un nome da tanto tempo sulla breccia, conosciuto per la qualità dei suoi prodotti e dunque anche insomma, la piacevolezza della location con questa vista sul nostro fiume, insomma, è senz'altro assai apprezzata e gradita. Sindaco, i suoi impegni moltiplicati, quintuplicati di questi tempi, è vero che hanno modificato anche le sue abitudini alimentari, perché entrando qui al ristorante ha detto prontamente io mangerò solo i crudi, è un peccato lasciare tutto quel ben di Dio che ci sta preparando l'amico Carlo Ferraioli. Io addirittura non volevo mangiare niente, ma questo sarebbe stato sommamente sgradito, perché diciamo, premesso che naturalmente l'esito di questo lungo viaggio elettorale mi ha portato 10 kg in meno, circostanza di cui sono lieto. Si è dimagrito, comunque sta benissimo. Ma, ringrazio. Ma poi naturalmente c'è una vita di relazione che è diventata amplissima, con tutta una serie di occasioni prandiali a pranzo e a cena, e quindi bisogna inevitabilmente un po' tenersi, come si suol dire. Benissimo, allora le auguro buon appetito, può non solo prendere visione ma soprattutto assaggiare questi crudi fantastici che ci propone il ristorante Carlo Ferraioli, dove con la nostra produzione televisiva torniamo sempre molto volentieri. Qui si mangia molto bene all'insegna degli odori e dei sapori dei prodotti del mare Adriatico, del nostro mare, sapientemente elaborati e cucinati da un autentico professionista, dall'amico Carlo Ferraioli. Davvero un locale che merita di essere visitato sia a ora di pranzo che a ora di cena. Allora sindaco, lei da poco ha anche costruito la sua squadra di governo, una squadra di governo che però purtroppo ha lasciato adito a delle recriminazioni di sorta, non solo da parte delle opposizioni. Io non mi nascondo dietro il classico dito, lei avrà senz'altro già capito la nomina dell'assessore della figlia di Gianni Teodoro, noto personaggio politico della città di Pescara, ha scatenato davvero un putiferio. Intanto lei se l'aspettava una reazione così veemente da parte delle opposizioni, ma anche di tutti coloro che si sono espressi in maniera negativa su Facebook? Io so bene che nel momento in cui tu assumi una responsabilità politica così importante quale essere il sindaco della prima città di Abruzzo, naturalmente sei sottoposto al giudizio costante da parte del, non solo naturalmente della minoranza, che fa parte del loro lavoro in qualche modo, ma anche dell'opinione pubblica. So anche che le operazioni di, diciamo, i parti che portano alla nascita delle giunte sono, diciamo, operazioni complesse, è successo in passato, è successo in questa occasione, succederà in futuro, però so anche che ciò su cui le giunte, i sindaci sono giudicati è il loro operato. Certo. Io sono contento di aver, diciamo, chiuso questo cerchio, naturalmente con qualche, diciamo, difficoltà, ma l'idea è che adesso noi siamo pronti per partire, abbiamo già svolto una serie di giunte comunali, abbiamo assunto da subito una serie di iniziative in ambiti tematici che riteniamo fondamentali, dall'ex COFA alla filovia. Ne parleremo nel corso. E quindi penso che su questo il sottoscritto e la propria squadra di governo verranno giudicati dai pescaresi e su questo noi siamo pronti a confrontarci con chiunque. Comunque, ormai è fatta, però se potesse tornare indietro rifarebbe quello che ha fatto dopo aver ricevuto tanto fango, le hanno gettato davvero tanto fango addosso, qualcuno ha azzardato dicendo non ha iniziato certo con il piede giusto, Marco Alessandrini. Ma guardi, io penso che, diciamo, naturalmente tutte le critiche sono accettabili, sono, e non ho problemi da questo punto di vista. So anche però che è molto semplice farlo, diciamo, dietro a una tastiera, un conto è quando tu scendi in campo e naturalmente maneggi il materiale politico, che è materiale abbastanza, diciamo, scoppiettante.
Però diciamo tutto questo non mi ha scalfito, io proseguo sulla mia via, che è quella naturalmente di fornire risposte alla comunità che mi ha eletto qualche settimana fa alla propria guida come sindaco. Ha una squadra molto giovane, la preoccupa qualcosa? No, francamente noi abbiamo un mix di diciamo gioventù e competenza. E questo mi sembra il viatico migliore per affrontare il cammino. Abbiamo ritenuto di mettere, diciamo, come dire, alcuni punti fermi. Si citava prima le difficoltà di bilancio del comune, abbiamo diciamo un assessore esterno che ci dà molte garanzie. Poi c'è una squadra appunto di persone che comunque ha maturato un'esperienza amministrativa e ci sono dei giovani che come sempre verranno valutati dai fatti. Ha dovuto per forza di cose rispondere alle esigenze dei partiti della coalizione che lo hanno appoggiato, ma se fosse dipeso proprio strettamente da lei, avrebbe scelto le stesse persone che oggi come oggi formano la giunta Alessandrini? Io penso che con i se e con i ma non si faccia la storia, penso che non viviamo su Marte e quindi sappiamo che la composizione delle giunte inevitabilmente finisce per riflettere il dato elettorale. Entro questo perimetro io mi sono mosso, come si sono mossi tutti coloro i quali hanno svolto e svolgono il ruolo di sindaco, e all'interno di questo perimetro abbiamo diciamo svolto un mix che al mio parere è il migliore possibile. Bene, allora entriamo proprio nel merito. Seduti comodamente a tavola all'interno del ristorante Carlo Ferraioli di Pescara per parlare, iniziare a snocciolare i diversi problemi che si è trovato subito al centro dell'attenzione, iniziando proprio dalla filovia. Se ne è parlato da più parti, lei in un comunicato stampa, anche attraverso alcune dichiarazioni fatte, ha detto che è una filovia da rivedere. In che senso? Diciamo, io colgo questa occasione per svolgere la seguente precisazione. Non ho dubbi in ordine al fatto che su quel tracciato ci dovrà essere un servizio pubblico di trasporto che serva a in qualche modo snellire il grande volume di traffico che appesantisce la nostra comunità cittadina. Bus elettrici addirittura lei ha detto. Il tema però è legato alla specifica tipologia di mezzo, perché l'appalto diciamo in corso d'opera, che ha naturalmente subito lentezze e ritardi purtroppo esasperanti, oggi come oggi non fornisce sufficienti e idonee garanzie e a causa di questo ho ritenuto di attivarmi perché rimangono degli interrogativi circa questi bus così grandi, questi fileas come si chiamano, dalla tenuta del manto stradale alla tematica naturalmente degli accessi per i disabili, ma anche e soprattutto in ordine al piano economico che ahimè manca in ordine ad un'opera siffatta che costando svariati milioni di euro evidentemente chiama chi ha responsabilità pubblica a svolgere ogni tipo di approfondimento. In questo senso noi abbiamo avviato una interlocuzione con la nuova Regione Abruzzo proprio per svolgere un dialogo su questo tema e verificare la percorribilità di un'alternativa che in talune realtà italiane pure è stata svolta, quella cioè di cambiare il mezzo oggetto dell'appalto. Sono consapevole che il percorso è complesso, però visto il rilevante interesse pubblico che è sotteso a tutto ciò, penso che valga la pena provarci. Anche perché sono stati già investiti 50 milioni di euro, quindi già... No, diciamo, sicuramente le cifre sono inferiori, però il problema non è solo quello dell'investimento iniziale, è anche dei costi di gestione, perché non dimentichiamo che le opere pubbliche sostanzialmente non finiscono con il taglio del nastro, poi scatta una cosa che è la gestione ordinaria, la manutenzione, la vita corrente in una parola, pardon, su cui pure bisogna puntare le necessarie attenzioni, proprio per evitare pericolosi lievitamenti di costi che in questo momento di finanza pubblica diciamo zoppicante evidentemente non ci possiamo permettere. Cambiamo pagina mentre arrivano sempre nuovi piatti, nuovi prodotti del mare Adriatico, tutto pesce rigorosamente di giornata, pesce fresco insomma. Perché vorrei parlare dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, addirittura è stato scritto che non ci sono i fondi, allora come ha fatto la precedente amministrazione a lanciare così eclatanti slogan per un evento che dovrebbe catalizzare le attenzioni dei mass media internazionali? Proprio perché talvolta si preferisce la politica degli annunci a quella del fare. Noi abbiamo subito affrontato questa questione. Naturalmente ha uno sfondo rilevante perché Pescara ha una vocazione sicuramente che si presta a questa tipologia di giochi, che chiaramente dà visibilità e che è importante per la nostra comunità.
però so anche che le iniziative pubbliche purtroppo non possono essere limitate a firme apposte a pezzi di carta, ma richiedono necessarie coperture finanziarie. Quindi non ci sono le coperture? Sul punto specifico in due direzioni. Sì. Da un lato il fatto che Regione Abruzzo, che dovrebbe essere il capofila istituzionale, anche perché è il soggetto che ci mette più soldi, con una legge del 28 aprile scorso, all'articolo 17, la legge mi pare sia la numero 30 del 2014, espressamente esclude la copertura finanziaria di questo tipo di giochi. E quindi il più grande partner non ha poste economiche dedicate. Per quanto riguarda invece il ruolo del Comune di Pescara, con vivo stupore ho appreso, all'esito della seconda riunione tenuta col comitato organizzativo, una postilla secondo cui, a detta di chi mi ha preceduto nel ruolo di primo cittadino, il Comune di Pescara si impegna a garantire l'ospitalità delle delegazioni, uno scherzetto da 500-600 mila euro per intenderci. Tutto questo evidentemente non è possibile, perché i vincoli di bilancio impongono rigore. Noi abbiamo da subito, appunto, proprio ieri è venuto il presidente Addadì, questo mitico personaggio con cui ho avuto anche subito entrato nel clima pescarese, e abbiamo fatto presente questa situazione di difficoltà. Qual è l'alternativa, qual è la via entro cui intendiamo muoverci? Noi, coinvolgendo tutta la filiera istituzionale di cui siamo capaci, a partire dal Comune, la Regione, il CONI e il Governo nazionale, dobbiamo impegnarci per reperire risorse. Al comitato organizzatore abbiamo chiesto naturalmente un robusto dimagrimento dei costi, che fin qui sono stati quantificati in 8 milioni, dovremmo scendere almeno a 5, e impegnarci per recuperare altrove queste poste di bilancio. Altrove cosa significa? Naturalmente il CONI, e naturalmente il governo centrale, per il quale però sarebbe necessario un percorso legislativo. In questo senso abbiamo sin da ieri attivato interlocuzioni, naturalmente con il presidente D'Alfonso, con l'onorevole Legnini, sottosegretario all'economia. Intendiamo coinvolgere naturalmente tutti i parlamentari del Partito Democratico. Abbiamo avviato anche un'interlocuzione con la senatrice Chiavaroli, perché appunto certe partite riguardano tutti, non solo un pezzo della politica locale, e vogliamo tutti insieme impegnarci per arrivare ad un approdo positivo. L'importante è che non saltino questi giochi. Naturalmente noi vogliamo fare in modo che tutto ciò non accada, però sappiamo che perché tutto questo si verifica è necessario appunto reperire risorse, perché gli eventi sportivi appunto non si nutrono d'aria ma di... Ovviamente. Sindaco, cambiamo pagina del libro, delle argomentazioni che abbiamo qui a tavola, seduti all'interno del ristorante Ferraioli di Pescara. L'ex COFA, voi sui banchi delle opposizioni qualche tempo fa dicevate a più riprese che era un argomento su cui riflettere attentamente, perché il centrodestra, l'allora giunta Mascia, voleva andare speditamente verso una determinata direzione, e voi naturalmente con un voto contrario espresso proprio pubblicamente avete detto come la pensavate. Però all'insediamento, proprio al vostro insediamento, la prima cosa che avete fatto è proprio recarvi all'ex COFA per cercare in pratica di iniziare subito i lavori. Che intenzioni avete? La questione, se mi consente, è un po' più articolata, cioè l'atteggiamento tenuto dal Partito Democratico nel corso dell'opposizione è stato di rigidità nei confronti dei progetti che ci venivano sottoposti sulla sistemazione di quell'area, perché ritenevamo che non ci fosse chiarezza circa le funzioni che lì andavano a essere svolte, ovvero che cosa ci si faceva dei palazzi che sarebbero stati costruiti. Nel momento in cui noi ci siamo insediati abbiamo iniziato un'interlocuzione immediata. Da ciò io penso sempre il fatto che la filiera istituzionale di uguale targa politica è un'opportunità, con Regione Abruzzo, che ricordiamo essere il proprietario di quell'area, e abbiamo chiesto di riprendere un nostro precedente punto di vista, che è quello volto all'abbattimento del manufatto che al momento insiste su quell'area. Abbattimento del manufatto che dovrà essere poi prodromico ad una successiva sistemazione dello stesso, naturalmente all'esito di un ampio dibattito con portatori di interesse, proprio per valorizzare questa dimensione turistico-ricreativa. Con la consapevolezza peraltro che i progetti, ahimè, richiedono del tempo,
noi riteniamo che il semplice fatto di procedere all'eliminazione fisica di quel luogo così brutto dal punto di vista ambientale, un vero e proprio detrattore ambientale, che come è noto è anche ricovero di una certa marginalità sociale, sia di per sé un valore, perché recupera una dimensione, quella dello spazio, che vale naturalmente a esaltare quel tratto iniziale di Riviera Sud, a contatto appunto con il Ponte del Mare, alle spalle del quale c'è il porto turistico di Pescara, che è una realtà bellissima, e su questo abbiamo iniziato un ragionamento. Per esempio, nella giornata di ieri, giornata molto interessante, è venuto in Abruzzo, prima all'Aquila e poi a Pescara, Oscar Farinetti. Oscar Farinetti è, per gli addetti ai lavori, un grandissimo personaggio in quanto è l'inventore di Italy, ovvero il più fortunato esperimento enogastronomico del nostro paese, volto alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici, che ha aperto tante sedi in Italia, a cominciare da Roma e Milano, le nostre città metropolitane più significative, e che, diciamo, si sviluppa in vari ambiti italiani. E noi in qualche modo abbiamo voluto far conoscere a Farinetti il fatto che c'è un'area su cui si possono pensare dei ragionamenti futuri. Lui è rimasto molto contento, naturalmente conosce, insomma, le nostre eccellenze enogastronomiche, è stato anche, diciamo, di stimolo, ma sono stimoli che accettiamo volentieri da parte appunto di un imprenditore visionario, perché c'è la necessità sempre più forte, sempre più avvertita, di far conoscere al meglio i prodotti del nostro Abruzzo. Qui per esempio beviamo un ottimo pecorino, ho riconosciuto la ditta produttrice, non lo dico, e perché è indubbio che il vino abruzzese è probabilmente, anzi senza probabilmente, fra i prodotti enogastronomici territoriali, quello che negli ultimi anni ha fatto i passi più da gigante. Però non c'è solo questo, c'è, penso allo zafferano di Navelli, che è una specificità, diciamo, tutta nostra, penso a certi formaggi, penso anche, diciamo, al nostro olio d'oliva. Il problema è che bisogna tessere reti e relazioni, far conoscere il prodotto Abruzzo. Un primo passaggio importante è che, per esempio, nel grande negozio di Roma di Italy, ci sarà un, come ha definito Farinetti, un corner, cioè uno spazio dedicato a specificità aquilane, anche questo in un'ottica, diciamo, di, diciamo, impegno sociale dell'impresa, perché parte di quei guadagni verranno finalizzati alla ricostruzione. È un inizio da cui vogliamo partire. Rispetto agli ultimi 5 anni di governo di centrodestra, quali errori non dovrà commettere la giunta che lei guiderà? Ma io penso che la nostra comunità naturalmente vive tante difficoltà, e come ho ripetuto nel corso della campagna elettorale, io non ho la bacchetta magica, però ho grande impegno e grande determinazione. Questo non significa solo, diciamo così, arrivare presto in ufficio e andare via tardi la sera, significa, diciamo, cercare di anticipare i problemi e non finire per esserne travolto. Con la consapevolezza naturalmente che bisogna fare squadre, bisogna fare alleanze territoriali, alleanze istituzionali, e con l'idea appunto che insieme possiamo dare delle risposte a questa nostra comunità, che resta comunque un posto fantastico in cui vivere, anche l'illustre ospite di ieri naturalmente lo testimoniava, e dobbiamo occuparcene. Nei giorni scorsi in comune ha incontrato ovviamente il suo predecessore Luigi Alboremascia. Che vi siete detti a quattro occhi? Ma ci dica la verità. È noto che io con Luigi Alboremascia ho un rapporto personale di viva cordialità, e questo perché, diciamo, io penso anche sempre... Anche lui si era espresso molto positivamente. Sì, so che, diciamo, sì, non è un segreto che la simpatia personale è reciproca. Questo perché io resto di un'idea, che è quella per cui la politica è scontro di idee, ma per quanto mi riguarda mai personale. Quindi io l'ho salutato, diciamo, affettuosamente, se così posso dire, col rispetto che si deve comunque a chi ha ricoperto un ruolo difficile, quale quello di sindaco. Naturalmente io mi sono contrapposto a lui, il dato elettorale lo ha bocciato, però, diciamo, la cordialità personale resta. E sono convinto, peraltro, che noi dobbiamo farci promotori di un percorso. L'idea, cioè, che su certe partite strategiche per lo sviluppo di Pescara non ci devono essere contrapposizioni a prescindere. Entriamo nel merito delle cose, discutiamo, ma garantiamo continuità a certi tragitti. Perché io so che, no, la politica, le maggioranze passano, perché so che è fisiologico e normale che sia questo, ma dobbiamo impegnarci affinché
appunto progetti di rilievo per la città non muoiano con la singola amministrazione. In una parola, non mi piace questa idea della pubblica amministrazione dell'eterna ripartenza, ovvero tu ti insedi e azzeri tutto. Ci sono naturalmente, adesso stiamo svolgendo anche, svolgeremo nei prossimi giorni dei confronti. Però dall'inizio sembrerebbe proprio così, Ne abbiamo parlato prima della filovia, abbiamo parlato prima anche dei giochi del Mediterraneo. Beh, però diciamo, sui giochi del Mediterraneo è un problema oggettivo, cioè non esiste copertura finanziaria, certo. Quindi noi che vogliamo fare, diciamo, li vogliamo fare, dobbiamo recuperare altrove queste risorse. Per quanto riguarda la filovia, questo però è un punto di vista espresso molto chiaramente dal Partito Democratico nel corso di questi anni. Noi abbiamo sempre detto che il tema non era più filovia sì, filovia no, ma filovia come. E quindi vogliamo verificare quell'approfondimento cui dicevo prima. 5 anni fa Luigi Alboremascia ebbe la meglio su Marco Alessandrini. In questa occasione si è preso una bella rivincita. Cosa ha fatto la differenza? Ma io penso che, diciamo, la partita del 2009 è stata molto diversa da quella del 2014. Ricordiamo, c'era l'eco degli scandali giudiziari che naturalmente hanno inciso sull'opinione pubblica. Penso che il sindaco Mascia, insomma, abbia avuto difficoltà nel governo cittadino e quindi questo è stato rilevato dai pescaresi, e poi indubbiamente adesso tira un vento politico che va nell'altra direzione. Io, insomma, no, la sera dello spoglio, lo spoglio, no, delle elezioni comunali è stato preceduto, ricorderà, da quello per esempio prima delle elezioni europee e poi delle elezioni regionali. Ma sin dallo spoglio delle elezioni europee indubbiamente c'è un dato, quello del Partito Democratico al 40,8%, straordinario. Il nuovo corso di Matteo Renzi ha dato risultati così importanti. Io le confesso che quando leggevo quei dati mi sono stropicciato gli occhi perché ho detto ma sarà vero, non sarà vero. E invece è stato vero. E quindi questo naturalmente ci ha aiutato. Adesso sta a noi impegnarci, certo, giorno dopo giorno, metro dopo metro per diciamo Pescara. Sindaco, a bocce ferme, ormai lo possiamo dire, come mai ha evitato nel periodo del ballottaggio qualunque tipo di confronto con Luigi Alboremascia? Questo però mi consenta, non stando esattamente così, noi abbiamo svolto nel periodo... Tanto nel periodo del ballottaggio quanto in precedenza decine di confronti pubblici in televisione e non. Ho ritenuto nel periodo di ballottaggio di non sottrarmi a confronti televisivi perché i confronti televisivi arrivano a tanto. Politica? No, francamente per venire incontro alle, diciamo, plurime istanze che mi venivano da parte dei cittadini, incontrarli, perché mi sembrava la cosa più, diciamo, intelligente da fare sostanzialmente. Ci siamo confrontati in TV più volte e poi, diciamo, anziché dare vita a teatrini un po' francamente stantii dal mio punto di vista, ho preferito appunto andare incontro a quanti pescaresi in qualche modo reclamavano la mia presenza. Il sottoscritto, come migliaia e migliaia di pescaresi, la stimano tantissimo, è una persona davvero per bene, d'altra parte fa parte di una famiglia che ha vergato dei momenti importanti in questo settore, in questo campo, quindi è una persona seria, onesta, affidabile, non lo dico io ma lo dicono tutti. Mi consenta però una indiscrezione, non vuole essere una cattiveria o una provocazione, però ormai è vox populi eccetera, perché la danno come persona molto, ma molto vicina all'attuale governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. E allora, sa, Pescara è una città di provincia, si rincorrono voci di corridoio, la gente si chiede, in questi anni, chi sarà l'effettivo sindaco di Pescara? Marco Alessandrini o Luciano D'Alfonso? Ma guardi, questo, diciamo, io so che questo è un tema sullo sfondo, però sorrido... Lei è una persona sportiva. Sorrido in ragione di questo fatto. Io so che il sindaco di Pescara sono io e il presidente della regione Abruzzo è Luciano D'Alfonso. So che Luciano D'Alfonso è stato il sindaco di questa città e che questa città ce l'ha nel cuore. Per me questa... E l'ha trasformata anche, lo dobbiamo dire, siamo davanti al Ponte del Mare che è proprio l'emblema, è il simbolo in qualche modo. Per me questa resta un'opportunità. Io voglio, diciamo, lasciare al termine del mio mandato una città migliore e quindi sono ben lieto di lavorare con chi ha mostrato competenze e capacità, naturalmente ciascuno nel proprio ambito di competenze. Mi sembra che gli inizi siano andati bene, io sono soddisfatto, ci sono rapporti, citavamo prima alcuni esempi emblematici, in cui è indispensabile per il Comune di Pescara dialogare con Regione Abruzzo, e il fatto che Regione Abruzzo sia guidato da Luciano D'Alfonso per me è un'opportunità per la nostra comunità pescarese e quindi sono lieto di farlo senza problemi. Poi, diciamo, la vox populi, diciamo,
Ne faremo una ragione. Ovviamente, lei è un professionista, è un avvocato affermato. Questa etichetta le dà fastidio, in tutta sincerità, in tutta franchezza? Ma guardi, io diciamo mi sento, sono consapevole di una cosa, che nel momento in cui tu assumi un ruolo pubblico così, chiaramente sei giudicato, sei oggetto di notazioni, talvolta anche un po' così discutibili. Però io diciamo mi prendo tutte le osservazioni, tutte le critiche con diciamo la tranquillità di chi quando la mattina si guarda allo specchio non prova nessun imbarazzo, perché svolge il proprio compito, quello che mi è stato assegnato dai pescaresi, con tutte le energie di cui sono capace. E questo diciamo per me è la migliore rassicurazione per le lunghe giornate che mi aspettano. Ma sindaco, le critiche se le fa scivolare addosso, come si suol dire, o reagisce in qualche modo? Diciamo, io cerco di non esserne schiavo, perché poi finisce per essere un ulteriore lavoro. Io ho molte cose da fare, ho molti problemi, ho molti dossier sul mio tavolo e su quelli mi voglio concentrare. Francamente, finché rimaniamo nei limiti, qui mi perdonerà, è il giurista che parla, della continenza, ossia della congruità espositiva, non ci sono problemi dal mio punto di vista. Fin qui siamo rimasti entro questi limiti e quindi nessun problema. Ci riesce a fare una confidenza? Ad oggi qual è stata la critica che ha mal digerito e viceversa il complimento che ha maggiormente gradito? No, ma guardi, diciamo, di critiche naturalmente tante, perché ormai noi siamo in carica e quindi giustamente i cittadini quando vedono, non so, l'erba alta si rivolgono a me, e questo fa parte del gioco. Ho notato, diciamo, una considerazione e aggiungo anzi quasi un affetto tangibile da parte dell'opinione pubblica, da parte di, diciamo, di sconosciuti che non conosco ma loro conoscono me, che mi manifestano diciamo apprezzamento, stima, incoraggiamento, e questa diciamo è la benzina migliore per proseguire lungo questo viaggio. Che tipo di sindaco sarà per la città di Pescara? Ma io penso che per fare il sindaco oggi si debba essere disposti al dialogo, all'ascolto, e poi naturalmente non bisogna sottrarsi alle decisioni che pure ti chiamano e che sono indispensabili, perché la politica che non decide, a me sembra il vero costo della politica, e essa va combattuta. Forse è ancora presto per dirlo, ma c'è un sogno nascosto nel cassetto del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, qualcosa che vorrebbe fare, vorrebbe realizzare per lasciare il segno, come lei stesso ha detto poc'anzi? Guardi, diciamo, io non amo queste diciamo immagini spot. Il sogno che ho è quello, quando finirò il mio mandato, di consegnare alla cittadinanza una Pescara migliore. Una Pescara migliore significa tante cose, significa aver cura diciamo della sua manutenzione, delle sue strade, delle sue piazze, magari valorizzarne la, diciamo, la dimensione mediterranea, che pure è un grande tema, essere in grado di svolgere virtuose reti e relazioni con i tanti mondi che ci sono, insomma una Pescara che possa avere un respiro più ampio. Che opposizione si aspetta? Ma io penso che l'opposizione farà il suo mestiere, l'opposizione è chiamata naturalmente a controllare l'operato della maggioranza, e quindi mi aspetto che in linea con queste premesse l'opposizione sarà dura, come è giusto che sia. Ma però... se sarà come quella del centro-sinistra nei confronti di Luigi Alboremascia? Questo diciamo lo vedremo, peraltro diciamo che per dirla tutta c'è stato anche un certo cambiamento dello regolamento consiliare, proprio volto ad eliminare insomma certi, diciamo, certi tecnicismi che rallentano il lavoro dell'Aula, però il punto non è questo. L'idea che io ho e che ho manifestato è che appunto io mi piace dialogare con tutti, a maggior ragione con chi non la pensa come me. Per cui diciamo non ho paura del confronto, sono sicuro anzi che lunedì 7 alle 10 c'è insomma il primo consiglio comunale, ci sarà da divertirsi, mi metterò nel netto. Bene, insomma, chi vivrà vedrà. Grazie, in bocca al lupo grazie al mio sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ospite graditissimo del nostro programma, che si è svolto in questa circostanza all'interno del ristorante Carlo Ferraioli di Pescara, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e cena con il meglio della ristorazione marinara. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Un'idea originale per la tua festa?
Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo. Esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it.